allentamento, però poi dal 2000 in avanti si è bloccato e non scende, per cui vedremo poi sui carichi che effettivamente c'è un accumulo negli stati profondi, perché la circolazione di questo lago, come avete visto, raggiunge sempre profondità sempre più basse, per cui non viene ridistribuito questo, e c'è il rischio addirittura che possano anche separarsi in questi strati, perché per l'eromissima, nel senso che sopra, quando c'è forte fotosintesi, viene depositato del campo, viene precipitato carbonato di calcio che poi si discioglie, per cui questo anche favorisce la differenza di densità tra i due strati, perché è sotto il principale. Tutto questo, un po' il microfono, per favore. Sì, scusa. Perché una delle conseguenze del riscaldamento in atto è quello che è legato alla questione delle fioriture, dei brumagalli, quello che su questo lago qui vedete citati tutti i casi dal 2000 fino ad arrivare a quest'anno, chi se ne è accorto sostanzialmente, perché chiaramente il riscaldamento determina poi quelle condizioni, oltre alla temperatura, che su tutti i processi metabolici ha un effetto di accelerazione, oltre al fatto di rafforzare la stratificazione dell'acqua, e quindi vedete un parametro nel grafico che determina, cioè che dà l'idea di quello che succede in questi strati, e quindi determina il fatto che queste specie che sfruttano meccanismi di galleggiamento, come avete visto nella foto all'inizio, riescano poi a vincere la competizione con le altre specie e poi ad arrivare in massa sulla superficie, perché quello che vedete come fioritura è un ammassamento in un centimetro o pochi centimetri di centinaia di milioni di cellule o colonie o aggregati di colonie. Qui c'è un esempio dell'utilizzo anche nel 2013, era stato fatto anche un lavoro con il REA CNR per vedere come si è, in viola, quindi questi erano tutti i punti dove c'erano le massime concentrazioni delle fioriture algali di questo oligosperma nel Mar Magno. Allora, ecco, e quindi adesso invece entro nel dettaglio di quello che diceva prima il professor Salvo Provelli, cioè di quello che sono le attività del progetto simile, di questo monitoraggio di elevata frequenza, che appunto, date le condizioni che si stanno sviluppando, avere più dati misurati in continuo serviranno sicuramente per prevedere le fioriture algali, per seguirle e addirittura anche poi prevederle, per aiutarci a scegliere periodi di campionamento o anche località o anche momenti per una descrizione migliore, soprattutto nei momenti, avere queste serie storiche in continuo che ci aiuteranno a capire come stanno evolvendo anche dal punto di vista climatico, e tutti questi dati sono già stati utilizzati, verranno utilizzati per la modellistica previsionale, perché serviranno come intarsiatura di modelli che ci aiuteranno a prevedere sia l'andamento dal punto di vista climatico che addirittura la valutazione dei carichi e quindi dell'effetto di eventuali riduzioni o aumento dei carichi sull'aria. E questo da cosa viene fatto? Appunto da quello che diceva prima professoressa, sono queste boe che sono posizionate, che si vede non benissimo, però in tre punti del lago, che sono uno Bledio, uno San Siro circa e l'altro Abbadia Mandello, e queste boe sono praticamente dotate di strumentazione per parametri meteo, quindi poi all'acqua, quindi abbiamo velocità di risoluzione del diritto, radiazione solare incidente, radiazione fotosinteticamente attiva, unità relativa, e poi nello strato superficiale abbiamo anche appunto ossigeno disciolto, pH, conducibilità, e anche questi sensori che riescono ad aiutarci, cioè determinano la concentrazione tramite una misura fluorimetrica di clorofilla, ficocianina e ficoritrina, che ci servono per dare una misura di quella che è la biomassa algale, e nel caso di ficocianina e ficoritrina sono mirate perché sono l'espressione dei cianobatteri. Quindi sì, raccogliendo tutti questi dati si potrà puntare ad avere poi, ovviamente ci vorranno anni, anche degli strumenti con i software, ovviamente con il machine learning e tutte queste tecniche, mettendo assieme si potranno anche prevedere quelle che sono le fioriture, perché guardate che sta accelerando il fenomeno. Questi erano fenomeni che riguardavano altre latitudini fino a 10-20 anni fa, e adesso invece sono diventati di una frequenza incredibile. Sotto, diciamo, invece abbiamo una catena di termistori in acqua che serve per, quindi sono dei termometri, dei sensori di temperatura messi, sono 15,
in 50 metri che ci servono per descrivere la termica del lago, perché è importantissimo, quello ci serve per capire come va la stratificazione, come vanno una serie di fenomeni fisici, anche tipo quello legato alle onde interne del lago, piuttosto che appunto alla taratura dei modelli fisici, perché riescono appunto a fare quello che ho un esempio. Quindi avete questi sensori che sono appunto messi in acqua, questo che vi dicevo, qui vedete quelli che sono l'andamento di questi, della clorofilla, della ficolitina in rosso e della ficocianina, sono alimentati ovviamente da delle, dei pannelli solari, poi hanno una struttura hardware che consente poi di raccogliere i dati, inviarli ad un server, e i dati vengono elaborati tramite questo software open source che è stato poi tarato e sistemato dalla SUPSI, e praticamente ci permette di vedere, in questo caso è per noi che gestiamo appunto i dati, ci permette di vedere tutti i profili di questi dati che vengono raccolti ogni minuto e poi vengono inviati, e comunque ci servono per riuscire a capire appunto sui fenomeni biologici, perché sapete che poi oltre alla questione legata al fatto dei pigmenti, quando avete dei picchi di fotosintesi, avete anche un aumento dell'ossigeno disciolto e una diminuzione e un aumento anche del pH in superficie. Questi dati poi vengono elaborati all'interno e permettono di sviluppare una serie di indicatori anche sullo stato fisico del lago. Okay. Questo invece è i dati che vengono elaborati con le procedure di quel sistema che abbiamo visto, poi vengono trasferiti anche in questa piattaforma di business intelligence che è a disposizione, e quindi potete vedere in tempo reale l'andamento di questi parametri, oltre che una serie di parametri di classificazione del lago che vi ho mostrato prima, quindi gli indici biologici, in alcuni sono inserite questo tipo di informazioni. Quello che vi faccio vedere, per esempio, è un grafico che vi dicevo rispetto all'utilizzo del modello previsionale di questi dati. Qui vedete una taratura effettuata, cioè una calibrazione del modello GLM fatto dall'Università di Pavia e l'USCN, utilizzando i dati sia delle boe sia i nostri dati passati, e quindi consentiranno di fare gli scenari, cioè ricostruire gli scenari futuri di temperatura, che sono importantissimi. Altro prodotto del progetto simile è quello di riuscire a avere messo a punto una metodologia nuova e più diciamo solida, sulla robusta, sulla determinazione dei carichi di fosforo nel lago, e qui potete vedere che dal 2000 al 2019, quello che vi dicevo prima, non si ha una diminuzione dei carichi, per cui è chiaro che questo è il problema fondamentale di questo lago, insomma, cioè è quello di riuscire a capire tramite il piano di tutela e, come diceva prima il rappresentante dell'ambiente, tramite chi gestisce, i due enti gestori, come acqua e l'aereo enti, e quindi andare a vedere dove andare a incidere, oltre che subito, perché il bacino ovviamente arriva anche dall'altra parte. Quindi con tutti questi dati a elevata frequenza poi, e l'utilizzo della modellistica saranno preziosi per riuscire a verificare gli scenari e verificare se gli interventi che vengono fatti poi potranno portare un miglioramento. Okay. Dal nostro punto di vista dovremmo aggiungere anche il monitoraggio dei inquinanti chimici anche nel biota, perché alcuni degli inquinanti che ho fatto mostrato prima, come il IPA, come il PFOS, hanno più senso se andate a ricercare nel biota, quindi nel bioaculo, quindi o con la fauna ittica o con i molluschi. Niente, vi ringrazio, questo è spero di avere.